1-1 il parziale in questa prima giornata di Serie D. Si sfidano le squadre di Capitan Pulcrano e di Capitan Bortone, che avevano giocato insieme e adesso sono avversari. Dopo l'iniziale vantaggio del team di Capitan Bortone è arrivato prima il pari e poi il raddoppio di Pulcrano e compagni, che con un morrone senza neanche i guanti stanno conducendo a casa i tre punti. Questa prima di campionato era davvero molto bella, interessantissima la sfida, soprattutto la capacità di rimontare per Pulcrano e compagni. Sono andati appunto in svantaggio, poi hanno rimontato. La palla che viene messa adesso lontana, in qualche modo la mette giù Fucile, che conquista anche la laterale. Prova la squadra di Bortone almeno a cercare il gol del pari. Bortone non accetta la sconfitta, vediamo se riuscirà a trovare la rete del pari. Il lungo traversone, la palla che però va sul fondo con Morrone che va adesso al rilancio. Si muovono Pulcrano, Santullo, il lungo lancio proprio per Santullo. Fucile anticipa tutti, c'è Ragucci che potrebbe dare anche a Santullo. Ragucci preferisce fare tutto da solo, si trascina però il pallone fuori. Palla che termina in rimessa laterale. E allora c'è ancora l'offensiva dei ragazzi quest'oggi, casa cade in blu, attenzione però la difesa combina un passiccio, Santullo fermato al limite, Ragucci il tiro, la parata del portiere che con i piedi mette in angolo, dorme qui la difesa, attenzione la palla buona per Santullo, la mette giù, aggredito da Bortone, ancora Santullo il tiro, che gol di Santullo, 3-1, grande rete. Grandissima la rete di Santullo, 3-1. Gara che viene messa così in cassaforte. Spettacolare la rete, tiro di prima che termina tra palo e portiere che non poteva assolutamente nulla. E noi allora chiudiamo anche qui il nostro collegamento. Siamo qui con i migliori in campo della squadra di Giulio Pali, che inquadriamo dall'altra parte mentre se ne va. Salutiamo il grande Giulio Pali. Allora ragazzi, esordio con la squadra di Capitan Santullo, no, andiamo in rapido. Capitan Morrone, allora ragazzi, Capitan Pucrano, ex sempre capitano, Pucrano, sempre capitano, ci presenta i due migliori in campo. Ecco qua Masi e mio amore, Valerio Ragucci. Troppo forte. Allora, due parole a Masi e Ragucci, vi è piaciuta l'esordio in campionato, tre punti alla prima? Sì, è stata tanto una delusione il gol che abbiamo subito per una papera, purtroppo. Primo gol abbiamo abbiamo regalato il primo gol del torneo San Nazaro. Colpa mia, voi faccia schifo, scusate. No, dicevamo, oltre ai gol, dopo 10 minuti ci siamo ripresi, abbiamo dopo il gol del pareggio siamo riusciti a recuperare. Senti, squadra organizzata bene, come ti è parsa? Sì, è organizzata bene, indubbiamente ci dobbiamo ancora integrare perché questa è la prima partita che facciamo tutti assieme, però piano piano mancano riusciamo a organizzarci bene. Va benissimo ragazzi, complimenti a tutti. Aspetta, Valerio, lo vedevo che non parlava. Ragucci, sono un animale, è timido. Timido ma forte in campo, dai, diciamo così. Facciamo una domanda, si darà una risposta. Sa come è parsa questa partita? Allora dacci le tue impressioni. No, sinceramente sono divertito, non fare troppo, non umiliarti per piacere. La squadra di Bortone ti è parsa all'altezza o fortunati? Perché ci ancora scarsi. L'ultima cosa, Bortone mi aveva detto che erano dei talenti. Vabbè. Un'ultima cosa, per il migliore in campo mi aspettavo uno sconto al bar, però niente. No, purtroppo il bar non è. Ma che torneo. Lo chiederemo al boss di avere uno sconto. Una pretesa, grazie. Però, bello.